Ciao Gloria, continuiamo questa nostra chiacchierata sul disagio giovanile affinché anche chi assisterà e vedrà questi video potrà avere informazioni a 360 gradi come funziona il disagio giovanile e cosa si può fare. Intanto ti volevo chiedere questa cosa. Io vedo, no, ne avevamo già parlato anche in video precedenti, che gli adolescenti, soprattutto quelli che nel disagio giovanile, cioè nel loro manifestare il disagio, lo manifestano in maniera sbagliata, no? In maniera violenta, attraverso bullismo, cyberbullismo, nelle bande giovanili, ne abbiamo già parlato. Ma forse quello che non è ben chiaro anche ai ragazzi, che questo loro comportamento, al di là che può essere considerato un disturbo e quindi che va curato, un disagio, diciamo, più che disturbo, ha dei risvolti anche però legali, penali. Quindi vogliamo un attimo spiegare bene come funziona la legge rispetto a questi atteggiamenti poco corretti? Sicuramente i ragazzi sottostimano quelle che possono essere le conseguenze, un po' forse pensando che se si è minorenni il minore è tutelato e quindi non ha delle conseguenze a livello legale. Lo abbiamo visto anche tante volte quando siamo andati dentro le scuole, dove abbiamo proprio capito che da parte loro la parte dell'educazione alla legalità è mancante. Invece è importante evidenziare che i ragazzi, se fanno delle azioni penalmente perseguibili, hanno tutto il loro iter processuale a occuparsene, anziché il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni, che è appunto deputato anche a questo, e intraprendono in tutto e per tutto quello che è un processo a loro carico. Anche da minorenni vengono seguiti quindi da dei servizi sociali, che probabilmente mi faranno la famosa messa alla prova, no? È un percorso complicato che richiede tempo, spesso anni, quindi si entra all'interno di un circuito legale vero e proprio, dove vengono richiesti ai ragazzi dei compiti specifici, tra cui sicuramente un obbligo scolastico e anche un andamento scolastico buono, dei lavori socialmente utili, vengono svolti dei colloqui costanti con assistenti sociali e psicologi, quindi diciamo che è un percorso piuttosto importante quello che si può trovare ad affrontare il ragazzo, anche se minorenne, per cui diciamo che non è proprio metto in atto il comportamento vandalico perché poi io non ne rispondo. Poi chiaramente ci sono anche quelli che sono i genitori, che a risponderne poi sono anche i genitori, no? Quindi diciamo che questa forma di disagio manifestata in questo modo è comunque un grosso stravolgimento della vita sia Delle dei ragazzi che delle famiglie, famiglie. assolutamente sì. E proprio su questo, anche perché come dicevi prima, noi siamo stati molte volte nelle scuole e abbiamo visto, insomma, a volte interesse, a volte un po' anche di scherno, no? E forse neanche le scuole sono preparate ad affrontare bene questi percorsi di formazione, di informazione dei ragazzi. Proprio su questo, come possono intervenire sia le scuole che le famiglie? Anche perché ho notato uno scarso interesse anche da parte delle Delle famiglie. famiglie forse più che delle scuole. Esatto. Diciamo che sembrerà piuttosto banale come risposta, ma la parte della prevenzione è tutto. E quando parliamo di prevenzione non parliamo solamente di prevenzione fatta alle scuole superiori, perché siamo già a una prevenzione quasi secondaria, mi viene da dire. Quindi forse è da partire proprio con una prevenzione a livelli di scuola dell'infanzia e dell'elementare, con dei percorsi proprio specifici, mirati, di educazione alla legalità, quasi quanto a entrare proprio nella parte curricolare, no? Adesso ultimamente si viene fatto molto rispetto all'educazione civica,
Ecco, affiancata a quella sicuramente andrebbe affiancata tutta la parte di una educazione alla legalità e quello che mi viene un po' da sperare è che quella parte della psicologia scolastica, quella per cui anche l'Ordine Nazionale si sta battendo, possa entrare sempre di più a far parte del contesto scolastico, che possano essere quindi sempre presenti all'interno degli istituti scolastici, degli psicologi, delle vere e proprie figure di psicologi che siano presenti costantemente, che possano in un certo senso anche intervenire quotidianamente all'interno della scuola. Questa è una parte molto importante che andrebbe battuta. Grazie Gloria, infatti quello che auspichiamo noi allo stesso modo è che la scuola, non solo la scuola, ma gli investimenti li facciano e vadano fatti proprio in quel senso, nella formazione, soprattutto iniziando dalle scuole primarie nel rispetto delle persone e della legalità. Grazie Gloria, Niente. grazie, al prossimo.